a tutti e benvenuti su Radio Giocate Books Writer. Oggi dall'intro l'avrete capito, nella puntata di Cartoon Joe parleremo della giornata mondiale della radio. Ora io non starò a fare divagazioni varie sulla radio perché mi sembra un po' banale. Ho deciso, in collaborazione inconsapevole o quasi, con Impero Disney Gruppo Nazionale, vi lascio qua sotto il link. Questo post, una delle amministratrici mi ha anche detto che quelli non Disney non si potevano nominare perché giustamente è un gruppo dedicato solo ai personaggi Disney. Chiedo perdono di selezionare dei personaggi dei cartoni animati Disney e non, sia per scelta personale, magari verso la fine del video, ma soprattutto seguendo i commenti ai post relativi che ho fatto su Facebook. Vedremo insieme quali personaggi verrebbero assunti in una radio locale con magari un programma personalizzato per loro. Si assumono solamente personaggi con una parlantina facile ed un fortissimo carisma. Vado a prendere il post su Facebook. Mi suggeriscono Linus dei Peanuts. Non ho questa grandissima cultura per loro, però mi fido di questa persona che me l'ha consigliato. Non conoscendolo benissimo, non posso che fidarmi. Bugs Bunny. Effettivamente Bugs Bunny potrebbe rientrare in un format radiofonico perché è un personaggio che parla spesso e che ha un forte carisma. Però, boh, magari forse per la leadership che emana Bugs Bunny, per il fatto che sia un po' un'icona, potrebbe essere assunto. Però non mi ricordo di situazioni in cui parlava particolarmente tanto. Merida di Ribelle, la principessa Merida, di cui abbiamo già parlato nella scorsa puntata di Cartoon Joe, e però secondo me per la parlata che ha, forse potrebbe avere un programma ad hoc in Scozia. Comunque ci può stare Merida effettivamente, magari per un programmino girl power. Abbiamo il principe Filippo della Bella Addormentata. Questa risposta mi fa un po' ridere. Non credo che il principe Filippo parli così tanto, sinceramente non ce lo vedo un granché come speaker radiofonico, non è un personaggio carismatico. Vabbè, questa è una delle risposte più quotate, ma lo capirete subito. Ade, che è, penso, il cattivo più carismatico tra tutti. Magari non sarete d'accordo, nei commenti fatemelo sapere, però Ade sarebbe perfetto come speaker radiofonico, sia perché ha la battuta pronta sempre comunque in qualunque situazione, sia perché è un personaggio che parla tantissimo, sia perché come voce ha una voce che comunque ti ispira, ti viene voglia di ascoltarlo, quindi secondo me Radio Ade andrebbe da Dio. Ha fatto anche la battuta. Un'altra risposta molto 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 quotata è il genio della lampada. Qualunque versione venga fatta è un personaggio fortemente carismatico e come speaker radiofonico ce lo vediamo, in particolare perché lo vediamo anche nel cartone stesso in veste di speaker radiofonico, quindi assolutamente. E io ascolterei Radio Genio per farmi quattro risate la mattina. Una risposta a cui avevo pensato anche io, ma che sinceramente non saprei se ascoltare la radio di questo personaggio è Olaf. Olaf ha questa cosa che sì, è un personaggio carismatico, parla spesso, ha anche lui sempre la battuta pronta, però non è quella voce e quel tipo di personaggio che ti fa venire voglia di ascoltarlo. Io personalmente, se fossi il responsabile delle risorse umane, non lo assumerei Olaf nella mia trasmissione radio. Se fosse tipo una radio per bambini, magari sì. Poi vi suggeriscono Peter Griffin, ci può Peter Griffin, l'unica cosa per cui non lo assumerei è il qui. Io non sono dell'ambiente, però suppongo che quando assumono per dei programmi radiofonici valutino anche il livello culturale del speaker radiofonico, dell'aspirante. Io penso che Peter Griffin non verrebbe mai assunto. Mi dicono Paperino, ma sinceramente Paperino non lo so, non lo assumerei perché ha una parlata incomprensibile. Perché dovrei dargli un programma radiofonico tutto suo, però sarebbe interessante. Anche perché noi di Paperino, adesso che ci penso, capiamo quello che dice dalla gestualità, dal contesto, ma senza quello, senza il livello iconico, come si potrebbe capire quello che dice Paperino? In ultimo, sempre sotto questo post, poi andremo a leggere quello sul gruppo di Impero Disney, Mushu di Mulan, a livello di spalla comica è perfetto, perfetto per un programma radiofonico, anche un sottocontesto culturale che potrebbe sfruttare per fare un determinato programma, carisma forte, la battuta pronta, quindi
quindi Mushu, perfetto. Ora passiamo al post sul gruppo. Mi avete commentato in tantissimi, io non ho parole. Allora, Kronk, ragioniamo un po' sulla stessa onda di Peter Griffin. Ha un QI non basso, ma limitato. Ha determinati campi, come per esempio la cucina, piuttosto che la questione degli scout, degli scoiattoli. Come programma radiofonico, Radio Kronk potrebbe essere una cosa molto carina, però limitata alle sue conoscenze. Sicuramente a Kronk non si andrebbe a fargli spiegare dei campi in cui lui non è un esperto. Lumière ci sta. Ci sta un sacco, un po' alla Fumacopido di Matteo Fumagalli, che andatelo a seguire perché a me fa morire dal ridere. Comunque ce lo vedo abbastanza, tipo la posta del cuore, ascolta Lumière, una Lumière nel buio, ce lo vedo. Gioia, che potrebbe essere, come per Olaf, per la voce che ha e per l'enfasi che ha nel parlare, potrebbe essere una perfetta speaker radiofonica per una radio però per bambini. Io non so se esistano radio per bambini adesso che ci penso. E poi, perfetto, Mike Wazowski, secondo me spaccherebbe, tenendo anche conto che, come per altri personaggi, non sapendo che lui è un mostro, la gente normale, insomma, lo ascolterebbe molto volentieri. Ha una parlata facile, carisma, perfetto, perfetto. In maniera molto originale mi suggeriscono il vagabondo Biagio, per intenderci, perché ha anche un nome questo vagabondo. Chiaramente nel cartone il cane parla solo con altri cani, quindi sarebbe una radio da cani. Effettivamente, come voce potrebbe anche starci, però che tipo di radio potrebbe fare? Ecco, questa è una bella domanda, perché gli altri personaggi bene o male hanno un contesto nel quale potrebbero parlare, però se si tratta di assunzioni solamente per la voce e il carisma ci potrebbe stare, non sarebbe la mia prima scelta. Però Eugene sarebbe il classico DJ della radio che nel momento in cui fa gli eventi pubblici sarebbe attorniato da ragazzine di qualunque età, di qualunque genere, magari anche quello che propone di fare la dedica alla radio e la gente lo ascolta e gli manda i messaggini romantici proprio a lui. Eugene lo assumerei per far soldi. Sebastian principalmente per la questione musicale, perché essendo un direttore d'orchestra anch'io ci avevo pensato onestamente, quindi per i programmi musicali sarebbe perfetto. La selezione musicale di Sebastian sarebbe accurata, magari alternerebbe un po' tra lo stile sudamericano e lo stile classico. Anacleto, ma quanto sarebbe bello! Oltre al fatto che Anacleto, pensandoci, ha anche una cultura molto vasta, quindi una rubrica a lui dedicata, da lui gestita a livello culturale sarebbe perfetto. Poi anche a lui magari si potrebbe abbinare una inviami la dedica, inviami la domanda, e lui risponderebbe tutto incavolato come solo Anacleto sa fare. Nick Wilde, che effettivamente è un personaggio davvero molto carismatico, lo metterei sullo stesso piano di Eugene, sia per la voce sia per il tipo di personaggio e appunto per l'hype che tirerebbe su tra le ragazzine. Nick Wilde ci sta, l'unica cosa sarebbe appunto la gestione del denaro per quanto riguarda i compensi. Cuzco, lui sì, alla grandissima, lui sarebbe perfetto anche a livello estetico, io ce lo vedo con le cuffie, ha la parlantina strafacile, ha la battuta pronta, è un po' egocentrico, alla fine si renderebbe protagonista del suo programma senza alcunissimo problema. Ma perché io non ci avevo pensato? Che testa ho? Filottete, magari come cronista sportivo potrebbe essere perfetto. Come cronista sportivo dico perché effettivamente ha una parlata da coach barra cronista sportivo, e forse perché mi faccio un po' influenzare dal suo ruolo all'interno del film e della mitologia anche. Come commentatore potrebbe essere veramente top, ce lo vedo alle Olimpiadi 2020, pensateci e assumetelo. Clopin, ora su Clopin io ho qualche riserva, perché lui è vero, nel film funge da narratore della storia e un po' da trainatore delle folle. Come cronista radiofonico, come speaker radiofonico non ce lo vedo più di tanto. Come voce, come personaggio sì, però a livello caratteriale penso che le sue priorità siano differenti rispetto al parlare in radio. Non ha questo carisma, questa battuta pronta. Boh, non lo so, lo lascerei in sospeso, gli manderei la classica mail e faremo sapere. Mi dicono che per una rubrica di cultura ci si vede Cantagallo, magari in un'intervista con Merlino, qua ci siamo fatti proprio il film. Cantagallo che intervista Merlino in una trasmissione culturale alla radio. Sì, sì, assolutamente, come idea ci potrebbe assolutamente stare. E ce li vedo insieme, sì, ce lo vedo Cantagallo che fa le interviste ai personaggi. E Merlino, perfetto come match, perché Merlino è Merlino. Per un programma humor mi suggeriscono Tobalù, che però ragioniamo per lui come per Peter Griffin e come per Kronk, quindi molto simpatico ma con un quoziente intellettivo piuttosto basso. Ciuchino, perfetto.
tantissimo. Più che altro parla vanvera e quello potrebbe essere un po' ostacolante nel momento in cui gli si mette davanti un copione, oltre al rischio che essendo un asino se lo mangi sto copione. Flash, magari crescendo sì, non assumerei un bambino, poi andrei per cause legali, non si può fare, però crescendo secondo me se mantiene quella parlantina e quel savoir faire da Flash, insomma, potrebbe essere tranquillamente assunto. Mi propone sempre Kronk, ma in abbinamento con la figlia di Pacha. Come per Flash, avendo tanto carisma e tanta parlantina da piccola, se crescendo mantenesse questi tratti caratteriali, ci starebbe soprattutto con Kronk in abbinata, perché secondo me potrebbero veramente spaccare. Forse anche Rapunzel ha una bella parlantina, anche se forse un po' sconnessa. Effettivamente questo potrebbe darmi qualche riserva nell'assumere Rapunzel, però magari in abbinamento con Eugene, fare la coppiettina che fa il programma radio, insomma una cosa del genere. Orville, ragioniamo sempre comunque come per Kronk, come per altri personaggi che nascono leggermente ignoranti o comunque limitati culturalmente, quindi io a Orville farei fare magari un programma dedicato al volo, ai macchinari, perché su quello è ferratissimo. Pell o Serenella? Pell, secondo me a livello culturale ci può stare perché ha una bella voce, comunque è un personaggio dolce. Più che altro Belle io ce la vedo non tanto in radio quanto come voce per gli audiolibri. Leggerebbe con talmente tanta passione, tanta enfasi che attirerebbe un sacco. Invece Serenella io la trovo un po' troppo pasticciona per fare una cosa del genere e un po' troppo burbera. Magari Serenella come abbinamento ci potrebbe stare insieme ad Anacleto, quello sì. Timon, come dimenticarselo, però Timon senza Pumba, finché senza Pumba mi sembra incompleto, forse perché siamo abituati a vederli in coppia. Lumiere, ma in abbinamento con Tokins, penso per lo stesso motivo per cui io abbinerei Timon con Pumba, sì, però hanno dei valori talmente differenti Tokins e Lumiere che io ce li vedrei piuttosto in due programmi differenti della radio con due argomenti diversi. Boris, il cane che sta al canile, quello russo che emana perle di saggezza, ci sta magari per un programma culturale come per altri personaggi, ma è una di quelle voci che secondo me poi a lungo andare ti fa addormentare. Sergente Tips parla troppo veloce, io una persona che parla così veloce come risorse umane non l'assumerei per fare un programma tutto suo. Con le persone che parlano molto veloce si perde tanto il filo, a meno che non ce l'hai davanti che ti parlano viva voce, se ascolti solo la voce dopo un po' veramente perdi il filo del discorso, quindi non lo so. La Faiette Napoleone, loro due sì, ce li vedo tantissimo a fare gli speaker radiofonici in coppia, assolutamente in coppia, con i botte risposta del caso, bellissimo. La principessa Anna, che ho scoperto essere un po' la mia guida spirituale per quanto riguarda il disagio, sì, con la parlantina che ha sì, però è talmente insicura di se stessa che probabilmente dopo un po' mollerebbe questa cosa perché le porterebbe via troppo tempo. Adesso che ci penso, la voce di Anna non è una di quelle voci che ascolteresti per ore e ore e ore, o comunque anche solo per una mezz'ora di programma, non lo so, paradossalmente per contrappasso una specie di posta del cuore, forse così sì. Flounder no, ha una voce veramente irritante, secondo me ha una vocina troppo irritante, è un bambino tutto sommato, no. Cattle, prima di assumerlo, anche se sarebbe un programma decisamente divertentissimo, gli farei lo stesso test del QI che ho fatto ad altri personaggi che ho nominato prima, perché avrei i miei dubbi. Potrebbe fare coppia con Orville, fare con lui questa rubrica che dicevo prima del come funzionano le cose. Lilo oppure Plickly? Allora, Lilo ci sta per lo stesso motivo però per cui non assumerei Flash, non assumerei la figlia di Pacha, non assumerei neanche Lilo perché è una bambina. Invece per quanto riguarda Plickly, per lo stesso motivo di Flounder, no, perché ha una voce che alla lunga diventa irritante, è pavido, non ha una personalità spiccatissima. C'è da dire che magari in coppia con Jumba potrebbe essere un bellissimo programma perché hanno entrambi una conoscenza abbastanza vasta delle cose, si compenserebbero bene a livello di humor. Dulcis in fundo, per quanto riguarda i commenti ricevuti, abbiamo Romeo, come per Lumiere, essendo un personaggio molto carismatico e molto che fa innamorare le persone, ci potrebbe stare. Gli altri che
avevo pensato me li avete detti voi, quindi io vi ringrazio tantissimo. Mi avete dato un sacco di ispirazione per fare questo video e sono molto contenta di aver festeggiato con voi la giornata della radio. Spero di fare altri episodi di questo genere perché mi sono divertita un sacco a immaginarmi le varie radio e le varie stazioni e programmi radiofonici. Se avete voglia di fare qualche collaborazione, io sono qua per voi. E se invece avete in mente qualche altra idea sondaggiosa da proporvi, fatemi sapere. Fatevi avanti qua sotto nei commenti, lo spazio è tutto vostro. Qual è la radio che preferireste ascoltare tra quelle che ho nominate? Mi raccomando, seguitemi su tutti i vari social, contattatemi, commentatemi, sostenetemi. Qua sotto tutti i link utili per trovare Impero Disney. Vi ringrazio. Noi ci vediamo con il prossimo Cartoon Joe il 27 febbraio, mentre il prossimo video uscirà il 15 febbraio, ovviamente con la nostra challenge mensile. Ragazzi, è da non perdere. E noi ci vediamo al prossimo video. Un bacione. Ciao!